Buonasera signori e signore, buonasera e benvenuto all'Accademia Britannica. Ci ha un gran piacere di cominciare quest'anno accademico le conferenze del nostro nuovo anno accademico. E non posso immaginare un modo migliore di farlo che avere il nostro presentazione annuale, The Molly Cotton Lecture, e non posso immaginare un persona più importante e più appropriato per questo che è Massimo Osanna. E sono molto grato a tutti che sono qui e particolarmente vorrei ringraziare il nostro gruppo che è sotto la direzione di Stephen Kay, chi era il Molly Cotton Fellow all'Accademia Britannica e ha lavorato molto a Pompei con l'aiuto importantissimo della sovrintendenza quest'estate. Cominciamo con Molly Cotton. Molly Cotton Foundation ci ha aiutato con borse di studio, borse per pubblicazione e altri doni per lo studio di archeologia, architettura, storia, linguaggi e l'arte. Durante un periodo di 36 anni, da 1972-2008, quello è solo uno dei contributi che Molly Cotton ha fatto all'archeologia. Negli anni 60-70 lei ha avuto un grande ruolo nell'Accademia Britannica, nella nostra archeologia, nella nostra attività, anche l'insegnamento degli studenti. Ha cominciato con ville come Villa Posto, San Rocco, vicino Francolise, e poi lei si è spostato a Gravina, Cozzo, Presepe, Monte Irso, Otranto e anche via Gabina, più vicino a Roma. Non era sempre un'archeologa, ha fatto un periodo di specializzazione come un dottore di medicina a Londra, ma è stato convertito all'archeologia durante un viaggio in Grecia. Lei ha continuato negli anni 30 con un diploma all'Università di Londra, ha avuto un gran amicizia con Tessera Mortimer Wheeler e da quello lei ha conosciuto anche John Wall Perkins e è entrato l'ambito di Roma e l'ambito dell'Accademia Britannica. Lei ha gestito e svolto le attività del Dipartimento di Archeologia che noi chiamiamo dopo lei il Camerone. Noi siamo molto grati alla memoria e alla presenza di Molly Cotton che ci ha dato tante cose per il futuro. E recentemente le presentazioni alla Molly Cotton Lecture sono state fatte da Gilda Bartoloni, Cécile Hévert, Francesco Di Gennaro. E adesso noi abbiamo con noi Massimo Osanna. Per me è un gran piacere personale perché noi ci siamo conosciuti da qualche anno, Massimo non ha bisogno di un'introduzione, nel senso che il suo lavoro è molto ben conosciuto. È a Basilicata, all'università, lui ha creato in un senso un dipartimento di ottima qualità. Lui è stato un esempio per noi tutti nel modo in cui lui ha pubblicato i risultati di una serie di scavi e indagini molto importanti fra tutto il sud Italia, anche Grecia. Noi possiamo brevemente fare riferimento al suo lavoro a Ericlea, alla Silitide, alle Torri di Satriano, a Lucania e anche prima delle colonie, sistemi insediativi e produzione specializzata è una cosa molto importante come un tappo nella nostra conoscenza di quest'area. In tutte queste aree Massimo ha portato un entusiasmo enorme non solo al lavoro ma anche all'insegnamento e alla comunicazione dei risultati. E allora in un senso è molto molto
appropriato, è un grande regalo a noi tutti che lui ha ricevuto e ha accettato l'impegno di essere soprintendente speciale di beni archeologici di Pompei, Herculano e Stabiae. Ovviamente noi all'Accademia Britannica abbiamo avuto una grande storia ad Herculano, ma anche a Pompei, e da un punto di vista della nostra coinvolgimento in quell'area, per noi è stato un piacere di vedere un soprintendente che ha portato in avanti un grande lavoro di organizzazione, gestione, di manutenzione, che ha affrontato i problemi, ma anche ha concentrato sulle possibilità. Secondo noi all'Accademia Britannica è molto importante di riconoscere non solo l'importanza ma anche le opportunità che ci danno i siti vicino Napoli e Pompei, ovviamente il più importante. Allora, c'è un gran piacere per me e un onore per l'Accademia Britannica di dare un benvenuto a Massimo Osanna per dare questa prima conferenza dell'anno accademico e il Molly Cotton Lecture su Pompei. Massimo, benvenuto. Grazie. Buonasera a tutti, grazie molto all'amico Christopher Smith per questa introduzione che ho trovato quasi commovente, nel senso non mi riconosco in tutto questo veramente elevatissimo riconoscimento, ma sono onorato di essere qui con voi. Soprattutto perché con la British School mi sento a casa, e come a casa si sente, ma spero, la British School a Pompei. Anche quest'anno abbiamo fatto dei bei lavori insieme e sono molto lieto di essere qui per presentare quello che si sta facendo in questi ultimi mesi e che vedono Pompei un po' non solo al centro del dibattito e dei media, ma soprattutto vedono Pompei essere interessato da una serie di lavori che per la prima volta affrontano Pompei in maniera capillare, cioè tutta Pompei in questi mesi è oggetto di lavori, come vedete, all'interno di un grande progetto che è stato finanziato dalla Comunità Europea, un grande progetto Pompei che vede tra l'altro la sovrintendenza affiancata da un nuovo staff che è diretto dal generale Giovanni Mistri. E qui vorrei sottolineare che non è un commissariamento come c'è stato in passato, ma è invece una struttura con un direttore di progetto che affianca la sovrintendenza e con uno staff che rafforza le capacità progettuali e gestionali della sovrintendenza. E questo fa sì, questo rafforzamento delle capacità appunto della sovrintendenza fa sì che tutto sommato si può dire che il grande progetto Pompei sta raggiungendo i propri obiettivi, che per la stampa sono la spesa di questi fatidici 105 milioni di euro, ma per noi sono la risoluzione di tutte le criticità di cui Pompei soffre e che sono notissime sin e soprattutto alla stampa sin dal 2010, dal famoso crollo della scuola Armaturarum che ha riportato negativamente Pompei alla ribalta della cronaca internazionale. Ora, questo progetto è un progetto molto ambizioso, voluto appunto dal Ministero dei Beni Culturali che prevede, come dicevo, finanziato dalla Comunità Europea, che prevede 5 piani di azione, il cui il più cospicuo è quello del piano delle opere, cioè le attività, come vedremo, di messa in sicurezza e di restauro. Presenterò oggi quello che si sta facendo e come lo si sta facendo, e poi una serie di altri piani che sono quello della conoscenza, un enorme sforzo di documentazione, di archiviazione informatica di tutto questo, un piano di fruizione e comunicazione, un piano della cosiddetta capacity building, cioè appunto di rafforzamento delle capacità progettuali della sovrintendenza, e un piano della sicurezza. Come vedete, un progetto molto ambizioso che ovviamente per essere portato a termine non può che prevedere la collaborazione intensa di tutto uno staff enorme che prevede, come dicevo, all'opera tutti i funzionari della sovrintendenza, circa 20 archeologi, una decina di architetti e
altri funzionari con altri amministrativi, e poi staff del grande progetto Pompei, altre 20 persone che lavorano con varie qualifiche a questo, e oltre a tutto questo abbiamo avuto la possibilità, perché c'è questa volta, per la prima volta, credo, un impegno veramente diretto del Ministero dei Beni Culturali su Pompei e del Governo, abbiamo avuto la possibilità di avere una nuova segreteria tecnica che è stata, come dire, definita proprio in base ad una legge speciale per Pompei, 20 professionisti come ingegneri, architetti e altri archeologi che collaborano a noi, con noi per i progetti e per la direzione dei lavori. E questa è una cosa fondamentale se pensate che Pompei, dove uno dei problemi sono il crollo e la tenuta dei restauri del dopoguerra, soprattutto delle coperture fatte nel dopoguerra, la non presenza nello staff di ingegneri, potete immaginare che criticità porta. Invece adesso, con questa segreteria tecnica, in fondo questi problemi li riusciamo ad affrontare quotidianamente, e oltre a questo, grazie ad accordi con la società in house del Ministero che si chiama ALES, abbiamo assunto a tempo determinato, per il tempo di un grande progetto, ma speriamo anche per il futuro, oltre 100 persone, fra architetti, restauratori, operai, che quindi lavorano direttamente con noi, già anche per la manutenzione quotidiana, e nuovi addetti alla sorveglianza, in modo da, nonostante tutti i cantieri presenti, da aprire case che erano chiuse per mancanza di personale. Quindi praticamente, se a questo staff aggiungete tutti gli operai e gli speciali professionisti delle ditte che adesso lavorano, sono impegnate a Pompei in questo momento più di 1000 persone che stanno appunto contribuendo a questo sforzo di risoluzione decisiva dei problemi. Molto brevemente sulle cose meno interessanti dal punto di vista archeologico, ma che ahimè per noi che siamo responsabili della tutela, sono molto importanti. Come sapete, spesso nella cronaca, due giorni fa ne parlavo con qualcuno di voi, c'è sempre notizie di chi turisti o visitatori che entrano di notte a Pompei, portano via delle cose. L'altro ieri c'erano 4 turisti francesi con dei pezzettini di malta nella borsa. Questo è sempre uno scandalo a Pompei, ma i furti in altre zone magari passano inosservati. A Pompei anche portare via un pezzettino di malta fa notizia sui giornali. Allora, quello che si sta facendo è un piano della sicurezza molto puntuale, con nuova recinzione, nuova videosorveglianza. Prima c'era la videosorveglianza solo all'esterno, adesso anche all'interno, nelle luoghi più importanti del sito archeologico, un wifi, una copertura wifi ovunque, potentissima, che permetterà anche quindi di utilizzare app del piano della fruizione in streaming senza dover appunto anche scaricarle, ma è tutta un'altra serie di vantaggi, e poi una nuova illuminazione. Questi progetti per la sicurezza si avvalgono anche di cooperazioni con varie istituzioni, in particolare o con società anche private, e in particolare questa con Finmeccanica SPA, che ha firmato un accordo con il Ministero per un bel progetto di monitoraggio che usa strumenti tecnologie contemporanee per monitorare lo stato di Pompei. E questo si fa, uno, tramite l'uso con l'Agenzia Italiana Spaziale del satellite Cosmo SkyMed, che quindi con i suoi giri lenti però monitora eventuali movimenti del terreno o anche degli edifici, ma questo ovviamente non è sufficiente, e quindi sono stati aggiunti dei sensori a terra in luoghi molto critici di Pompei, che, perché collegati con la nostra sala regia, permettono di individuare, di accendere una spia rossa su piccoli movimenti di strutture e di terra, e tutto questo aiuterà in ogni caso la prevenzione, ovviamente, rispetto ai crolli che si sono succeduti numerosi negli ultimi anni. Ma un progetto molto ambizioso è il piano della conoscenza, che vede anche qui decine di operatori che hanno vinto una regolare gara d'appalto. Pompei è stata divisa in 6 lotti e ognuno è stato affidato a appunto a società o università. C'è l'Università di Bologna, c'è l'Università di Salerno, altre università collaborano con società, e ognuna sta praticamente
documentando tutta la città, che per la prima volta realizzando una pianta a scala 1 a 50 che non avevamo a Pompei e che permette finalmente di registrare graficamente la presenza di intonaci, per esempio, che invece che diventa fondamentale anche per operazioni di restauro. Ma ovviamente ben più ambizioso il progetto, perché prevede la fotogrammetria di tutte le strutture, di tutte le murature, di tutti gli arredi e di buona parte degli edifici, il laser scanner e tutto questo viene a confluire in un sistema informativo che anche si sta realizzando e sarà pronto alla fine di questo mese, un sistema informativo dove ci sarà appunto, come vedete qui, ogni shapefile creato in base al rilievo al 50, il nuovo rilievo, viene corredato da una scheda del degrado e una fotografia ortorettificata sulla quale si mappano i vari elementi di degrado, lacune, lesioni, eccetera. Questo diventa uno strumento fondamentale per la ricerca, ma anche per la manutenzione e per il restauro, e ci permetterà finalmente di procedere con progetti di restauro e con la manutenzione programmata una volta che questo momento di interventi straordinari sarà concluso, e questo credo entro il prossimo anno. Quindi avremo finalmente una sorta di web GIS dove andranno a confluire non solo tutti i dati del piano della conoscenza, ma anche tutti i dati della ricerca. Vorremmo far confluire e dialogare tutti i dati che vengono per esempio dagli scavi di tutte le missioni italiane e straniere che con noi lavorano, e finalmente la sovrintendenza potrà coordinare e dare, diciamo, un contenitore omogeneo che può essere implementato dai lavori di ognuna delle equip che da noi che a Pompei lavorano e sono numerose. Parallelamente, in questo piano della conoscenza, ne parlavamo proprio qui con il direttore, perché i protagonisti di questo nostro nuovo progetto hanno già collaborato con voi, è un progetto di digitalizzazione di tutto il nostro enorme archivio fotografico, che è un luogo straordinario. Io quando finisco alle 7 distrutto, e se devo vado prima una mezz'oretta nell'archivio fotografico e mi diletto a guardare foto dall'800 fino a oggi, e sono cose straordinarie che ovviamente devono essere messe a disposizione non solo di chi opera lì a Pompei, ma di tutti, degli studiosi. Quindi il primo lavoro da fare era la digitalizzazione, perché noi abbiamo per esempio 17.000 lastre, quindi che ovviamente non sono più utilizzabili adesso, ma devono essere appunto trasformate, quindi digitalizzate, ma abbiamo decine, migliaia di diapositive, quindi tantissime foto in vari formati, che diventeranno quindi anche questo un archivio straordinario, e che non è solo un archivio della memoria, ma diventerà un archivio base per le ricerche scientifiche e per i progetti di restauro. Pensate l'importanza di avere una documentazione informatizzata che viene anche questa gestita in maniera seria come un archivio informatico, e la possibilità di visualizzare e avere una schedatura di tutti i restauri intervenuti fra fine 800 e oggi, proprio nella programmazione dei nuovi interventi. E questo, lo scopo sarebbe poi quello di portarlo online, a metterlo a disposizione di tutti. Uno sforzo che stiamo facendo, devo dire, con qualche difficoltà, anche perché sapete, in questo ci sono sempre delle resistenze più o meno lecite anche da chi lavora nel settore, nel senso, c'è una certa preoccupazione nella liberalizzazione dei dati. Invece, come un segnale che stiamo dando, no, a Pompei, è quello di proprio andare dritti verso nella strada degli open data, e quindi cominciamo con le nostre immagini, il nostro archivio fotografico e anche l'archivio cartaceo, cioè tutta la documentazione di scavo che è a Pompei, che non è a Napoli, perché sapete Napoli è un'altra sovrintendenza, ma cominciamo con Pompei, poi speriamo anche di estendere il progetto a Napoli. Quindi per l'anno prossimo avremo uno strumento straordinario che è questo piano delle conoscenze. Ma quello che ci sta impegnando di più all'interno, come proprio con tutto lo staff della sovrintendenza, del grande progetto, i vari professionisti arrivati da poco, è il piano delle opere. Come dicevo, finalmente si è deciso di affrontare Pompei come un'unità. Del resto già gli eruditi del Settecento
avevano, Scipione Maffei, avevano celebrato la scoperta di Ercolano e poi di Pompei, dicendo: ah, finalmente non più solo un monumento qui e là, ma un'intera città. Ma qual meraviglia, dice Scipione Maffei, ritrovare una intera città. E come un'intera città la vogliamo trattare, la dobbiamo trattare, per cui questo progetto prevede innanzi la messa in sicurezza di tutto. Perché fino adesso ci sono stati molti interventi, ma spesso erano interventi puntuali su insule, su una regio, su alcune case. Invece col grande progetto, in questo spirito di risoluzione delle criticità alla base, si è deciso di affrontarlo in maniera complessiva. Per cui ognuno di questi colori indica dei cantieri diversi che sono stati progettati, messi a bando e adesso sono in corso, qualcuno è finito. Quindi uno della Regio Sesta, la Settima, l'Ottava, il grande spazio rosso al centro è quello della zona non scavata. Come sapete Pompei è estesa a 66 ettari, di questa 22 non sono scavati, ma proprio questi 22 ettari creano altrettanto problemi dei 44 ettari scavati. E qui abbiamo cominciato proprio da questa area, cioè l'area non scavata, dove c'è un progetto che si chiama di mitigazione del dissesto idrogeologico. Uno dei problemi era la canalizzazione delle acque di superficie, laddove nella zona non scavata non solo le acque colavano, vedete come in questa immagine mostra bene, nelle zone, verso le zone scavate e creavano i dissesti che poi si sono trasformati in crolli, ma addirittura le zone non scavate erano state date in locazione a dei privati che ci coltivavano e quindi oltre all'acqua piovana c'era anche l'acqua delle coltivazioni, tutto questo creando tutta una serie di problemi seri. Allora la prima cosa che è stata fatta è eliminare gli affitti di terreno, che tra l'altro non portano grandi risorse allo Stato, e iniziare un progetto di canalizzazione generale, e che è questo che si sta completando in questi giorni, che eviterà quantomeno alle acque di colare giù dai pendii e danneggiare gli edifici. Ma il problema serissimo che resta è quello dei fronti di scavo. Vedete, nel passato sono stati risolti così i problemi, puntellature che poi sono provvisorie, che poi sono rimaste definitive, vegetazione invasiva che appunto invade proprio le zone di confine fra area non scavata e area scavata. E pensate agli scavi di Spinazzola, che sono stati epocali perché liberano tutta Via dell'Abbondanza, ma scavando solo le facciate degli edifici, con dati straordinari, tutte le facciate dipinte con le iscrizioni elettorali eccetera, però non scavando poi spesso all'interno delle case, ha creato tutta una serie di dissesti che sono stati poi acuiti da tutta una serie di eventi tragici: il bombardamento degli alleati del 43, il terremoto dell'80, insomma, che fanno sì che una situazione in alcuni casi è veramente critica. Questo progetto di fronti di scavo era un progetto originariamente non considerato nel grande progetto, ma l'abbiamo voluto progettare con la nostra segreteria tecnica e adesso è a bando, quindi partirà a fine anno e prevede non solo lo scavo di quelle porzioni, diciamo, di isole non scavate che entrano nell'area scavata, quindi sarà anche una bella, sicuramente ci saranno belle scoperte, ma soprattutto metterà in sicurezza tutti i fronti di scavo che sono adesso in una situazione abbastanza precaria. Quindi questo con varie tecniche che eviteranno anche i puntelli, ma creeranno quindi possibilità di transito, di visita in sicurezza anche delle zone a confine con l'area non scavata. Per farvi capire un po' la mole di lavoro che c'è dietro ognuno di questi progetti, questo è il progetto della Regio Sesta, che si sta finendo proprio in questi mesi, dovrebbe chiudersi a novembre, è uno dei primi cominciati l'anno scorso, e solo per quest'area di progetto sono state, l'area estesa è 56.000 metri quadrati, le pareti censite sono 13.000 e di ognuna di queste è stata tracciata fatta una scheda di degrado, un rilievo, una scheda di degrado eccetera, e una carta del rischio, per arrivare poi appunto a elaborare un progetto che risolva questi problemi, perché questo è solo un esempio dei problemi più diffusi a Pompei, cioè muri con disgregazioni, intonaco, malta ormai scomparsa, quindi lacune nei muri, insomma tutta una serie di
criticità che sono state appunto affrontate e sono in questo momento, e con un progetto che, come vedete, prevede tutta una serie di attività che ho qui riassunto, con appunto il preconsolidamento delle murature, la reintegrazione delle lacune, la messa in sicurezza delle sommità, dei muri, insomma tutta una serie di attività che noi chiamiamo genericamente messa in sicurezza, ma che in fondo è una sorta di manutenzione straordinaria, possiamo chiamare, di una situazione che era veramente drammatica. E quindi adesso i lavori sono in corso, abbiamo quasi 40 cantieri attivi contemporaneamente, e potete immaginare che significano 40 cantieri attivi, migliaia di persone e problemi di sicurezza per gli operatori, per noi che ci lavoriamo e per i turisti. Per cui abbiamo spostato l'orario di apertura alle 9 per permettere fra le 6 e le 9 di transitare ai mezzi che devono portare i materiali. Abbiamo alcune aree necessariamente sono state chiuse, ma abbiamo cercato sempre di evitare di chiudere aree troppo estese, controbilanciando con apertura di nuove domus. Però il problema è coordinare adesso tutti questi progetti che vanno seguiti, quindi c'è un sovralavoro per i nostri direttori dei lavori, i direttori operativi che si stanno appunto dedicando a questo. Ma la cosa interessante è che per noi archeologi, che ognuno di queste messe in sicurezza ha significato anche la possibilità di scavi. Abbiamo scavi in tutta Pompei con dati straordinari, per esempio i marciapiedi, laddove bisognava mettere in sicurezza con nuovi cocciopesti proprio per permettere il transito dei turisti, abbiamo ovviamente fatto indagini preliminari e vengono dati straordinari sulle fasi più antiche, a parte tutte le canalizzazioni che adesso vengono, vedete, di rapporto fra l'interno delle case e le strade esterne, questi sono esempi della Regio Ottava, ma anche la possibilità di scavare nei marciapiedi, vengono fuori tutte un po' la biografia delle case, perché in uno di questi marciapiedi è venuto fuori tutto uno scarico in primo stile con pezzi bellissimi del rifacimento della casa, no? Intervenuto al momento della colonia, e poi tutte le stratificazioni. Quindi verrà fuori veramente un grande dossier da questi lavori. Questi sono quelli a ridosso del foro, nuovi dati sul portico di Popidius e sulle canalizzazioni che interessavano tutta l'area del foro, e anche l'impianto idrico e il fognario sottostante che abbiamo riaperto e rispezionato. Ma oltre alla messa in sicurezza, sono state prese in considerazione ovviamente anche gli apparati decorativi. Il grande progetto è che si mette solo in sicurezza ma non si restaura, invece no, in verde sono tutti gli interventi di restauro agli apparati decorativi, cioè ovviamente non si poteva in un anno, in due anni, restaurare tutte le case che sono in sofferenza, ma questo lo faremo nei prossimi anni dopo che le messe in sicurezza sono avvenute. Ma sono state selezionate delle situazioni più critiche, più o meno critiche, e queste sono state sottoposte a progetti di restauro vero e proprio di intonaci dipinti e di mosaici, e quindi sono queste in verde. Quindi un po' di esempi molto brevemente dei lavori in corso, per esempio la casa di Papio Proclo, dove i mosaici dell'atrio vengono fuori con tutti i colori originali splendidi, e la Follonica di Stefanus. Interessante qui, ecco, è come questi lavori a distanza di 100 anni ritornano negli stessi luoghi, si ritorna sempre sul luogo del delitto, no? E qui noi adesso la Follonica di Stefano, che la riapriamo proprio alla fine di questo mese, sarà inaugurata alla fine di questo mese, segue i restauri, quelli fatti da, appunto, all'età, nell'epoca di Spinazzola, nel 1913. La casa del criptoportico, tra l'altro molto criticata, era il primo restauro strutturale finito, un giornalista la definì una pizzeria. Oddio, tutti i torti non aveva, perché in effetti una foto pubblicata mostrava una parte molto nuova, però quello che ci si dimenticava è che questa casa è stata completamente bombardata nel 1943, e quindi la parte
che borda il giardino e che ha fatto gridare lo scandalo, era completamente ricostruita da Maiuri, e quindi diciamo l'aspetto moderno era dovuto al restauro dei restauri che abbiamo dovuto fare, soprattutto chiudendo con vetri le finestre del criptoportico per proteggere le pitture che sono tornate a splendere di tutto il criptoportico della fase quella elegante della casa, prima che, come sapete, si trasformi nell'ultima fase in un magazzino. Restaurate anche i bagni con le terme con questi splendidi affreschi, e ovviamente anche questi, ognuno di questi restauri è stata occasione di scavi e di nuove scoperte, mosaici nuovi, quello di accesso al grande salone che tra l'altro non nei pressi delle terme, che tra l'altro non era conosciuto, intonaci dipinti di qualità notevole e dati sulle fasi più antiche della casa. Quindi qui anche in questo nostro archivio ci sarà ormai un dossier straordinario che va assolutamente pubblicato. La casa di Venere in Conchiglia, che è un'altra di queste con lavori in corso in questi in questo momento, i Previa di Giulia Felice, vedete, con i lavori prima e dopo gli interventi previsti, e tutte queste case, l'idea è di, soprattutto queste che sono nei pressi dell'anfiteatro, di aprirle presto, perché si sta creando, cercando di creare un polo di visita nei pressi dell'anfiteatro, quindi dell'ingresso a Pompei dalla Pompei moderna, perché uno degli nostri imperativi è quella di decongestionare dal turismo gli stessi luoghi, perché i turisti percorrono sempre Via dell'Abbondanza, vedono le stesse case, gli stessi luoghi, con una pressione antropica, è una progressiva, lenta distruzione dei piani pavimentali che non si può accettare. Allora l'idea è decongestionare creando nuovi itinerari, lo facciamo, lo vedremo nel piano della fruizione, ma anche con l'idea, con queste aperture di case periferiche rispetto agli assi di visita normali. La casa di Dioscuri nella Reggio Sesta, qui un lavoro molto ambizioso, complicatissimo, io non vi sto a dire, ognuno di questi cantieri che io presento in maniera allegra sono 100 problemi, che significa ogni giorno riunioni con le ditte, problemi di inadempienza delle ditte, problemi fra i funzionari, cioè è la ditta di tutto, questo ovviamente la vita quotidiana dietro il grande progetto non ve la racconto, ma vi assicuro che è molto complicata. E questo progetto prevede la tutta una serie di attività che vi segnalo qui, con le nuove coperture, ma anche qui possibilità di scavi, e la scavo nel giardino ha fatto portato dei dati straordinari, soprattutto l'ha documentato che prima della casa di lusso, che è la casa di Oscar, c'era un impianto artigianale metallurgico, proprio per tutta una serie di scorie di metalli che sono venute fuori all'interno del giardino della casa dell'ultima fase. Abbiamo cercato anche di considerare quei luoghi emblematici di Pompei come il Cave Canem, visitatissimi e spesso proprio oggetto anche di critiche giuste da parte dei media. C'era stato un articolo di Gian Antonio Stella un paio di anni fa che appunto stigmatizzava come veniva tenuto questo povero cane qui, e tra l'altro il povero cane era aggredito dalle guide che di solito usavano a buttare l'acqua sopra per far rendere vivi i colori, creando tutta una serie di concrezioni che non certo al mosaico non giovavano. Si è partito con un progetto di diagnostica e di analisi di questo, tra l'altro non tutti sanno che era stato strappato, portato a Napoli e poi riportato da Della Corte lì a Pompei, e quindi aveva già subito i suoi traumi. Si è deciso di non staccarlo di nuovo per restaurarlo, ma restaurarlo in situ dopo aver visto se il supporto era compatibile, e quindi si è iniziato questo lavoro abbastanza puntuale, lasciando sempre l'impossibilità di vedere, perché è uno dei luoghi sicuramente più visitati di Pompei, i restauri hanno molto attratto il pubblico. È un nuovo allestimento, ecco qui, con prima e dopo si sono levati quei brutti cancelli, adesso delle vetrate con una simil curtain come cornice, rende possibile, antiriflesso, rende possibile vederlo, evitando anche che le guide ci buttino l'acqua, quindi lo proteggiamo e lo rendiamo visibile in maniera chiara. Altri esempi, qui sempre nella Reggio Sesta, è la casa della Fontana Piccola, che abbiamo non solo già finito ma anche riaperto, è una delle case che abbiamo rinaugurato presto. Guardate qui come cambiano prima e dopo i restauri, ma proprio sulla scia di questi successi abbiamo deciso di restaurare anche la casa vicina, che è quella della Fontana Grande, e vedete qui i risultati
impatti sulle maschere, ma anche sulla fontana che è tornata veramente a risplendere. E quindi un lavoro veramente puntuale, che tra l'altro parte sempre da analisi, da una ricerca, da analisi dei materiali, e quindi uno studio e un confronto fra i specialisti su quali materiali utilizzare. Per esempio, qui uno dei problemi era eliminare o no le conchiglie moderne dei restauri moderni, che erano stati messi ancora fino ai restauri degli anni Ottanta. Quindi anche delle scelte, devo dire, che abbiamo dovuto affrontare. Tutta un'altra serie di interventi li siamo riusciti a fare anche parallelamente al grande progetto, laddove non erano previsti. Per esempio, la Donne Ferito, c'è stata una sponsorizzazione grazie al libro di Alberto Angela, che ha dato il 2% dei ricavati con la casa editrice Rizzoli alla soprintendenza, e abbiamo restaurato questo mosaico, questo affresco, che era in una situazione molto molto precaria, nonostante di altissima qualità, e adesso finalmente ritorna a risplendere nella casa, che anche questa sarà presto riaperta. Casa del Marinaio, che tra l'altro un'altra delle case bombardate nel 1943, era stata usata come deposito di anfore da Maiuri. Purtroppo una bomba cadde proprio nel giardino. Abbiamo ripreso gli scavi nel giardino e anche dei dati su come era allestito, o meglio non allestito, il giardino all'epoca della distruzione. Di queste anfore restano solo cumuli di frammenti. Adesso non so che cosa farne, se non un'installazione di arte contemporanea. Forse gli artisti che sono alla Bridge School potrebbero avere un'idea su come utilizzare questo cumulo enorme di frammenti non più ricomponibili e che occupano tutti i sotterranei di questa casa. Ecco qui gli scavi della stessa casa. Casa delle Pareti Rosse, anche qui versava in uno stato abbastanza precario, e tra l'altro questo ha avuto il plauso degli ispettori UNESCO, che nell'ultimo report hanno detto, testuali parole, finalmente la sovrintendenza di Pompei non più parole ma fatti, e ha elogiato anche il restauro della casa del Criptoportico. Qui per esempio si è deciso di lasciare gli infissi che aveva riproporre gli infissi che aveva scelto Maiuri, una scelta anche questa. Mi sembra che il risultato sia positivo. Guardate anche qui come cambiano sia gli ambienti domestici, la cucina, sia i cubicola. Ovviamente non poteva mancare la Villa dei Misteri. Questa è stata finanziata direttamente dalla soprintendenza e non dal grande progetto, ma anche qui un progetto molto lungo, che ha ritratto, che si è avvalso anche di tecnologie nuove, per esempio l'uso del laser per eliminare gli strati di cere di tutti i restauri che si erano sovrapposti dal 1909, momento della scoperta, fino agli ultimi restauri degli anni Ottanta. Quindi questo è stato veramente un lavoro certosino, molto puntuale, che adesso ha riportato non solo il salone di Misteri, ma tutta la villa a uno stato finalmente di bello. Un altro progetto che a cavallo fra le opere e la fruizione, se l'abbiamo chiamato Pompei per tutti. Una delle criticità a Pompei è che difficilmente si può attraversare in sicurezza, soprattutto per persone diversamente abili, ma anche per mamme, papà con i passeggini, con bambini piccoli, eccetera. Per cui progetto su cui si sta lavorando proprio in questo periodo è questo progetto di percorso per disabili, che attraverserà per la prima volta tutta Pompei, superando tutta una serie di criticità negli assi stradali, che verranno appunto, ci sarà un nastro che correrà per tutta Pompei, ovviamente utilizzando materiali compatibili con quelli antichi e non di impatto che snaturino anche la poesia delle rovine che siamo abituati a frequentare. Quindi possibilità di superamento degli attraversamenti pedonali, superamento delle barriere architettoniche e poi il restauro di tutto quello che si trova in situ. Qui una parentesi su queste fontane, che sono tornate agli onori della cronaca un mese fa, perché proprio per questi rubinetti che sono lì da 20 anni, bisogna dire, ma sono arrivato uno di questi. Era stato temporaneamente sostituito ed è stato fotografato e messo sul web, e il popolo del web ha denunciato il disastro della mancanza di manutenzione di questi manufatti straordinari. E in effetti il problema è che
questi sono stati messi 20 anni fa proprio per la necessità di dare acqua ai turisti che sono che le sfruttano tantissimo. Certo, quei rubinetti non sono belli. Nel progetto del Pompei per Tutti è proprio previsto il restauro di tutte, alcune versano in uno stato abbastanza precario, e la sostituzione con elementi più compatibili col loro uso e con la loro natura, che quindi sarà fatto entro la fine di quest'anno. Anche qui, in questo progetto, scavi dovunque, su tutti questi sono i marciapiedi di Via di Mercurio, dove dati sulle, anche qui sulle canalizzazioni, sull'impianto idrico, sulle fasi precedenti, anche delle strade e dei marciapiedi rispetto all'asse che conosciamo dal momento della distruzione. E questo invece nel foro, dove sono venuti fuori tra l'altro i pavimenti che non erano mai stati visti, crollati proprio per sprofondati, sotto c'è una delle degli assi di impianto idraulico che porta l'acqua alle cisterne del foro, e proprio l'effetto del terremoto che ha fatto smontare proprio il cocciopesto e che adesso è riportato alla luce, lo rimonteremo in uno stato, appunto ricollocandolo alla quota originaria, proprio per permettere anche qui di passare con in questo progetto di Pompei per Tutti. Ma anche la ricerca, chiamiamola pura, non l'abbiamo sottovalutata. C'è un progetto che coinvolge una serie di università, Roma, Napoli 2, il Politecnico di Bari e la sovrintendenza, sui santuari e sulle zone pubbliche, con ripresa di tutta la documentazione pregressa dei santuari e scavi nuovi sia nei santuari urbani che extraurbani. Per esempio, proprio in questo il Politecnico di Bari ha rifatto tutto lo studio, il rilievo, lo studio degli elementi architettonici del foro triangolare, e tra l'altro anche presentandoci un progetto di possibile parziale anastilosi del polo di Pilon. Questo per esempio a Christopher bisognerebbe promuovere un dibattito su questo, no? Visto che secondo me non sono delle scelte così neutre, allora sarebbe bello poterle dibattere anche coinvolgendo le accademie straniere, cioè il restauro. Qual è l'approccio più giusto, se così si può dire, per un sito come Pompei? Certo, c'è un problema di conservazione, abbiamo molti elementi architettonici sparsi che si rovinano per terra, che invece ricollocati avrebbero forse anche una vita migliore, ma questo devo dire va studiato, le modalità vanno studiate in un consesso più ampio che quella della sovrintendenza e dei collaboratori. Stiamo scavando nel cosiddetto Eroon, questo era un mio pallino, con dati anche qui straordinari, vengono fuori. Pompei in questo stupisce sempre, laddove uno pensa è stato bucato dovunque, ci sono strati intatti. Lì nel recinto dopo gli strati del 79 era tutto intatto, per cui siamo, tranne una trincea di Maiuri piccola, stiamo ritrovando tutte le fosse sacrificali che tra l'altro ci finalmente danno elementi straordinari per la cronologia delle varie fasi di questo che io considero un altare, si è sempre discusso se era un eroe, io credo che sia proprio un altare per il culto della divinità che è venerata all'interno, Atena, a cui probabilmente si affianca Eracle, e una fossa tra l'altro proprio ieri ha restituito tantissimi reperti ossei e paleobotanici con pinoli, pigne e pinoli, che è molto bello, devo dire, per ricostruire le dinamiche cultuali. Al Santuario Apollo stiamo lavorando con l'amico Carlo Rescigno, che ha ripreso i vecchi scavi che erano stati fatti anche qui a partire dall'Ottocento, ma poi con rinnovati interventi da parte di Maiuri e poi da parte della sovrintendenza negli anni Ottanta per la posa dell'impianto elettrico. Eccola qui, la posa di impianto elettrico su cui siamo ritornati con nuove scoperte. Lo studio dei materiali inediti porta dei dati straordinari, per esempio questi eroti con queste strane cuffie a pois su cui stiamo molto ragionando, che ci danno tutta una serie di indizi sul tipo di culto che si faceva nel santuario d'Apollo, e tra l'altro giustificano la presenza anomala di quelle due statue in marmo di Venere e di Ermafrodito, che si era sempre pensato, da alcuni si era pensato fossero del santuario di Venere vicino, in lavorazione negli ultimi momenti della vita di Pompei, spostate lì come deposito. Invece ritornano bene in questo impianto cultuale che prevede evidentemente l'iniziazione dei fanciulli, di puelle e pueri,
c'è Artemide e c'è Apollo, come voi sapete, che vengono iniziati appunto accompagnati al superamento di uno delle fasi, forse quello della pubertà, appunto del loro ciclo esistenziale. E questo ci ha invogliati, la ripresa dei vecchi scavi, a farne nuovi scavi, e anche qui in questi punti che vedete, e con una serie di dati interessanti, non tanto sulla fase arcaica, che è ancora per noi un enigma, nel senso abbiamo le terracotte architettoniche, ma non abbiamo ancora i resti a cui queste terracotte vanno agganciati, ma abbiamo adesso nuovi dati sulla fase prima del porticato interno e sulla cronologia del portico, su cui si è molto discusso, sapete le ipotesi di Dobbins con una cronologia bassa. Adesso proprio la scavo all'interno del portico fa vedere come nel III secolo c'erano tutta una serie di stanzette con piccoli muri in terra che le separavano, e poi c'è una fase di cantiere del ovviamente anche qui all'interno la canalizzazione, le cisterne, tra l'altro ancora piene di materiali molto interessanti. Ma è interessante che invece venga fuori tutta questa fase di cantiere con le fornaci per la calce, che sono pertinenti alla costruzione del portico di secondo avanti, che tra l'altro, fine secondo, che tra l'altro trova riscontro anche in strutture monumentali all'esterno, e quindi possiamo finalmente fissare in maniera abbastanza precisa la realizzazione di questo portico ancora entro il secondo secolo avanti Cristo. Dall'interno all'esterno ci siamo concentrati anche su un santuario, anche questo quasi sconosciuto, non c'è nulla di edito, che è Fondo Iozzino, tranne un articoletto del momento degli scavi, un santuario su cui abbiamo ripreso le indagini per un problema di tutela. Quando ho fatto un sopralluogo all'inizio della mia presenza a Pompei affioravano votivi così per terra, fra le case tra l'altro, perché è una zona nella Pompei moderna. Abbiamo ripreso quindi la vecchia documentazione, un nuovo rilievo, sapete c'è questo recinto di III secolo con blocchi squadrati, un recinto più interno, più recente, con delle edicole a cui appartengono delle statue, questi gli scavi degli anni 50, e poi le famose statue in terracotta, famose, oddio, sono quasi inedite, però sono state già presentate, rinvenute appunto nel 60, che sono di tre divinità femminili, due molto simili, più alte, e poi questo cosiddetto tipo di Artemide Catena, su cui si è molto discusso, che ha fatto pensare ad una sorta di Tesmoforion, cioè quindi con Demetra, Core e Artemide, ma su questo, sulla divinità non possiamo ancora dire molto, ma abbiamo dati straordinari per la ritualità. Solo ripulendo l'area già scavata nel 60 sono venuti fuori tutti questi materiali, cassette e cassette di materiali integri, ceramica attica, ceramica italiota, arriballo ai corinzi, vasi miniaturistici, armi, che erano praticamente nella zona già scavata. Ma fortunatamente noi pensavamo che fosse tutto sconvolto. Andando invece al di sotto di quest'area già scavata è venuto fuori un piano di età arcaica con moltissimi materiali dall'ultimo quarto del VII secolo per tutto il piano VI, che ha restituito anche questo, ceramica attica di un certo livello, ma soprattutto è ormai uno dei dossier più importanti della campagna di iscrizioni etrusche e disegni incisi sul fondo di bucchieri. Adesso con questi reperti che abbiamo portato alla luce, soprattutto coppe, cantaro in bucchero, Pompei si conferma come il sito con più iscrizioni dopo Ponte Cagnano per quanto riguarda l'etrusco, e con delle formule complete, onomastiche, che aprono uno scenario straordinario per la ricostruzione anche di questa società multiculturale di pieno VI secolo, perché la lingua è etrusca, ma l'onomastica è molto varia. Ci sono nomi che sono attestati nell'area Capua su Essola, ci sono nomi che rimandano all'Etruria invece interna, ci sono nomi che probabilmente rimandano proprio a questa coinè dell'area Nocera, Pompei, Sorrento. Un'impressione che appunto
se qui l'elite parlano, scrivono tutti in etrusco, dietro l'etrusco non ci sono solo ovviamente etruschi, anche se questo santuario che è vicino al mare, vicino al porto, diciamo, poteva attirare presenze allogene straniere, ma qui sembra che dietro l'etrusco ci sia una lingua franca che tutti parlano, un po' come il francese nell'Ottocento a Mosca, ma anche nelle famiglie di elite che sono osche o comunque italiche, oltre che appunto di aree etrusche o etruscofone dell'area. E questo sono in corso di studio adesso, e sicuramente questo dossier restituirà dei dati straordinari. Ecco qui per esempio il Mamarces, che è attestato, come vi dicevo, fra Capua e Suessola, c'è una Spugliana, quindi veramente dei dati molto molto interessanti. Questo è lo scavo, con tra l'altro queste deposizioni di brocche con coppe, anche spesso capovolte, quindi evidentemente azioni rituali di un momento particolare dell'uso di questo santuario. Addirittura uno scudo in bronzo, conservato molto male, che è lì con la freccia, che abbiamo recuperato, abbiamo fatto uno strappo, faremo il microscavo. Ecco qui il momento del recupero di questo scudo in bronzo sul piano arcaico del santuario. Torniamo a Pompei col piano della fruizione. Tutte queste ricerche ovviamente poi a Pompei devono essere collegate comunque, queste attività, ad un piano serio di fruizione, perché con 3 milioni di visitatori all'anno capite bene che è un problema veramente serio da affrontare. L'idea, come vi dicevo, alla base di questo nuovo piano della fruizione è quello di cercare di diversificare gli itinerari. Quindi abbiamo messo a gara un progetto che adesso si sta sviluppando, con vari itinerari che permetteranno, che si usano delle app come guide, e una nuova segnaletica che orienterà il turista, che permette di visitare aree solitamente non visitate. E proprio per favorire questo approccio abbiamo aperto, con i nuovi addetti alla vigilanza che abbiamo assunto l'anno scorso, tutta una serie di nuove case o edifici normalmente chiuse, in rosso, in blu quelli già aperti, in rosso quelli aperti, dalle terme suburbane a case come Marco Lucrezio Frontone, case straordinarie che erano chiuse da tempo. E con questo appunto il tentativo è quello proprio di articolare meglio il flusso dei visitatori, e proprio per agevolare questo abbiamo, sempre con i nostri i nuovi operai Ales che fanno i restauratori, abbiamo un progetto di manutenzione delle strade che vengono non solo pulite dalla ditta di pulizia, ma adesso proprio da operai specializzati e restauratori che riportano il piano stradale come a Pompei non è mai stato, perché se immaginiamo l'immondizia che ci doveva essere oltre allo sterco di cavalli, possiamo capire che così i pompeiani non l'hanno mai visto. Ma in questo lavoro devo dire vengono fuori anche qui dati straordinari, tantissime monete fra i basoli, cioè ancora incredibile che si trovino veramente fra i basoli ancora monete, forse perse da chi fuggiva nel giorno fatidico o chissà chi, però un bel dossier numismatico che si sta arricchendo con questo lavoro di pulizia sistematica di tutti gli assi stradali e ovviamente di marciapiedi vicini e di ripristino degli intonaci delle case che si affacciano su questi assi. Ovviamente il piano della funzione poi prevede tutta una serie di uso di tecnologie virtuali, realtà aumentata, in luoghi specifici. Ovviamente l'idea era di non sovraccaricare Pompei, che ha un suo fascino anche come città e rovina, con interventi un po' che la snaturassero, per cui abbiamo scelto alcuni luoghi emblematici, per esempio l'Iseion, per creare appunto, sperimentare tecnologie virtuali, realtà aumentata, eccetera. E nell'Iseo, per esempio, siamo andati anche oltre, mentre un luogo, l'antico cosiddetto Ecclesiastero, sarà deputato a questa realtà immersiva, aumentata, scusate, abbiamo pensato anche di riproporre in copia le sculture e gli affreschi che sono stati staccati e sono andati a Napoli. Questo è un esperimento, vedremo un po' come verrà. Questo è un po' lo schema generale del nuovo piano della fruizione, che usa anche delle app per mostrare come l'edificio com'è e com'era ai tempi del momento dell'eruzione. Sempre in questo contesto di fruizione, una delle idee che stiamo cercando di portare avanti è
il recupero di quell'edificio straordinario che è la vecchia direzione di Fiorelli, sede anche della famosa scuola archeologica di Pompei, tra l'altro frequentatissima, ne abbiamo reso conto di studiosi, anche lì la Movitz ci ha dormito, è lì che era stata snaturata in un restauro degli anni Ottanta, orribile devo dire. Adesso l'idea è di recuperarlo. Lì dentro noi abbiamo il laboratorio di scienze applicate che, come sapete, conserva in camera climatizzata i resti organici. Però questi sono visibili solo da studiosi che ne fanno richiesta o da, appunto, da specialisti. L'idea è di creare un museo, ovviamente visitabile in maniera contingentata, su prenotazione, ma dove la vita di Pompei viene mostrata attraverso i resti organici che sono straordinari, dalle melograne ai fichi, ai datteri, ai pani, eccetera, eccetera. E questo poi il progetto su cui stiamo lavorando, cioè ovviamente rispettare i corpi ottocenteschi che saranno recuperati e poi inserire un corpo leggero, trasparente, coperto per permettere la musealizzazione e recuperare spazio. Questo ci ha permesso di fare un progetto proprio per capire dove l'accesso dovesse essere, di riprendere questo fronte occidentale in situazione precarissima, e qui con la Federico II e con gli ingegneri, gli architetti e gli archeologi della Federico II abbiamo iniziato un progetto di bonifica di quest'area, e vengono fuori i dati che qui straordinari. I piani inferiori delle case che si affacciano a questa, quella è vista tra l'altro l'ultima volta da Masuà, documentata in un disegno di Masuà, e noi adesso è stata riportata alla luce, tra l'altro con tutta una serie di ambienti interni. Masuà pensava a degli ergastula possibili, ma questo ci permetterà di creare degli accessi attraverso gli antichi passaggi voltati che scendevano verso la marina e di portare verso il laboratorio, e quindi creare appunto un percorso di grande suggestione dall'insula occidentalis verso la zona superiore con il laboratorio musealizzato. Ancora un progetto che stiamo facendo con grazie agli stagisti che il Ministero ha voluto dare a Pompei, nel progetto Mille Giovani per la Cultura, il Ministro Franceschini ha voluto dare particolare attenzione a Pompei, proprio in considerazione di questa grande attività che si facevano. Abbiamo avuto 35 stagisti che insieme agli archeologi della segreteria tecnica hanno ricominciato un progetto di inventariazione e sistematizzazione di tutto i depositi, che questo era lo stato dei granai del foro ai tempi della corte. Ahimè non era più così, era in una situazione abbastanza precaria, era stato usato anche come butto, no? Di appunto famose anfore bombardate eccetera. Certo era in una situazione non proprio ideale. Con i giovani bravissimi abbiamo iniziato praticamente una sistematizzazione, riordino con recupero di dati straordinari, parte finalmente pezzi inventariati che non erano inventariati dagli scavi di Spinazzola. Quindi finalmente una informatizzazione di tutti i dati che non si perdono più, e dopodiché si è iniziato anche un lavoro di studio, e l'idea è l'anno prossimo di fare un volume proprio anche tipologico su tutta questa ceramica comune che è quasi per niente studiata. E ovviamente oltre a questo ci sono tutta una serie di attività che noi facciamo in collaborazione con istituzioni straniere. Brevemente le cito, ma non è questa la sede per presentarle. Quest'anno ci siamo molto concentrati sulle necropoli, tra l'altro era il luogo dove meglio si poteva operare in considerazione dei tanti cantieri all'interno dei Pompei. I colleghi francesi diretti da Van Andringa hanno lavorato a Porta Nocera, insieme poi a un progetto di restauro italo-tedesco che con la Fraunhofer Universität, di Technische Institute di Monaco, e poi continua il progetto Villa di Diomede, sempre della Scuola Normale e del Centro Jean Berard, insieme al progetto sui forni, sulle fornaci, sulla produzione ceramica, con la scoperta anche di vasi non cotti proprio degli ultimi momenti dell'eruzione. E i forni, i torni dei vasai, e poi cercando le vasche per l'argilla ci si è imbattuti di recente in una tomba, dato straordinario, una tomba sannitica di metà IV secolo, forse 360, di una ricca signora della Pompei sannitica, ecco qui con vasi a figure rosse che danno nuove informazioni su questa fase ancora poco nota. Ovviamente non posso non citare i nostri amici della British School che
hanno lavorato quest'anno con, devo dire, con grandissimi risultati, che hanno avuto una grande eco anche nella stampa. I giornali ne hanno molto parlato, delle scoperte delle tombe di infanti, le tombe di cosiddetti poveri o non poveri, visto che poi hanno unguentari, monete sotto le mura, ma un bellissimo lavoro anche di risistemazione di quest'area, il restauro della tomba di Ubello Filmo, che ha dato anche nuovi straordinari risultati all'interno, e poi anche la pulizia di quest'area, con l'idea di arrivare presto ad aprire anche questo percorso che è straordinario e che quindi ricucirà tutta una parte di Pompei che adesso non è percorribile. E molto brevemente e chiudo, ci sono state anche sempre in questo piano di comunicazione e fruizione una serie di mostre, quella Pompei e l'Europa che abbiamo fatto al Museo Archeologico di Napoli, che ha avuto un grande successo dal punto di vista sia del pubblico che della critica, e racconta la fortuna di Pompei attraverso, fra il 1748 e il bombardamento del 43, attraverso una serie di opere che vengono da tutti i maggiori musei europei e che vengono confrontati con gli oggetti, i reperti antichi, e devo dire con pezzi da Canova a Picasso che veramente hanno reso questa mostra un evento. E parallelamente a Pompei si è iniziato un progetto di studio, restauro, e esposizione dei famosi calchi, sempre all'interno di questo pacchetto di mostre, diciamo, che hanno dietro però un grosso lavoro dal punto di vista scientifico. Si è lavorato, nel grande progetto si è deciso di restaurare, ma per restaurare bisognava prima conoscere. Il problema è che non si conosceva quasi più niente di questi calchi, addirittura non si sapeva se li avessimo o non più. Nel libro di Dwyer su questi calchi si dicono tutti perduti, i primi di Fiorelli, per il famoso bombardamento dell'antiquario, no? Dove erano esposti. Invece un lavoro paziente dei nostri archeologi ha permesso di recuperare tutti i frammenti di calchi, anche i primi che sono stati, erano in frammenti, tra l'altro abbandonati alcuni nelle terme del Sarno, che io chiamo l'Apocalisse, perché era un posto veramente inquietante, calchi, frammenti e ossa dovunque. Abbiamo risistemato tutto quel deposito, ma abbiamo recuperato tutti i calchi che sono stati quindi finalmente censiti, 86 ne abbiamo quasi integri su circa 105, e poi un progetto di restauro molto puntuale, perché in alcuni erano veramente in una situazione molto penosa, e questo ci ha permesso poi di allestirlo in una piramide, non vi preoccupate, effimera e provvisoria ed è semplicemente appoggiata e resterà solo per le mostre, ma è un'opera architettonica interessante di Francesco Venezia, che ci ha permesso all'interno di fare una mostra fotografica, ma soprattutto di esporre i calchi. Il primo in basso è il primo fatto da Fiorelli nel 1863, che dà inizio alla serie, e poi abbiamo esposto appunto un po' i principali per gruppi di rinvenimento, quelli del criptoporto, quelli della casa del bracciale d'oro, e abbiamo così ridato ai visitatori che vengono da tutto il mondo uno degli oggetti più ambiti di Pompei. Grazie per l'attenzione. Come ho detto, non si può immaginare un altro che possa presentare Pompei con questo entusiasmo e energia, e un capacità di tenere nella mente tutti gli aspetti diversi di questo sito, che è probabilmente, sicuramente, il più difficile sito che noi conosciamo nel mondo archeologico. Un sito che è stato distrutto completamente, con violenza, che poi noi abbiamo scavato 200 anni fa, abbiamo lasciato nell'aria aperta, e adesso vogliamo tornare a una situazione pristina, che ovviamente non è possibile. C'è tempo, penso, per alcune domande, eccetera, ma vorrei cominciare se posso, perché una delle domande inevitabili in questo momento, Massimo, è che qui abbiamo un grande progetto con un finanziamento straordinario, ben meritato, ma ci sarà un fine di questo investimento.
Io vorrei chiedere sulla sostenibilità del piano, ma chiaramente se che questo è solo un buco aperto, vorrei chiederti come la ricerca possa aiutare in questa sostenibilità, particolarmente le collaborazioni che hai menzionato, perché se solo gli italiani devono fare, cioè forse è impossibile. Come noi ricercatori possiamo aiutare il sito? È una domanda veramente pertinente. Si sente così? La domanda è veramente pertinente, perché uno dei rischi dei progetti straordinari è che è la straordinarietà che poi, quando si trasforma in quotidianità, significa fine di tutte le attività. Questo è il rischio che c'è molto presente. Allora, con il generale Mistri abbiamo molto lavorato su questo aspetto, discusso su questo aspetto. Una delle soluzioni che abbiamo trovato per la sostenibilità è che con quel gruppo che abbiamo assunto, adesso grazie ai soldi europei, cioè 20 operai con 5 restauratori, 2 architetti, 3 archeologi, abbiamo fatto delle squadre che stanno facendo proprio quello. Io ho mostrato la manutenzione delle strade, ma invece fanno molto di più, e qui non ho presentato, cioè loro fanno sistematicamente, edificio per edificio, soprattutto partendo da quelli aperti al pubblico, il monitoraggio con una scan di tutti i problemi che vengono in una scheda informatizzata presentati anche con grado di rischio, cioè 1, 2, 3, intervento, ma questo elemento per elemento, tetti, arredi, pavimenti, muri, e questo loro consegnano periodicamente alla sovrintendenza, e la sovrintendenza quindi distribuisce ai funzionari di zona, perché quello che non ho detto è che con i nuovi assunti 3 anni fa, 4 anni fa, io ho diviso Pompei e ogni regione ha un suo funzionario in coppia, architetto e archeologo, che quindi sono responsabili di un settore. Allora loro hanno queste schede e iniziano a proporre la gradualità degli interventi che possiamo fare con gli stessi operai, oppure se sono cose più ambiziose possiamo allora fare anche degli interventi con delle ditte esterne, però che orientiamo in base a queste schede che vengono fatte periodicamente, e soprattutto ci dicono anche quanto la manutenzione deve essere fatta. Ci dicono canaloni intasati dalle foglie, vanno puliti una volta al mese, quindi noi sappiamo anche quanto tempo ci vuole per quello e come si e ogni quanto si deve fare. Ma ovviamente questo lavoro, come giustamente dicevi, è un po' disumano per pensare che lo possa fare solo uno staff, anche se rafforzato come adesso con 100 nuovi assunti, con il grande progetto. Questo non si può fare da soli. Allora, secondo me la strada è quella che abbiamo fatto insieme, che io ho apprezzato moltissimo, perché voi, oltre a presentare un progetto di scavo in maniera un po' pionieristica anche Pompei, avete presentato un progetto di restauro, cioè la tomba di Obelio Firmo, che aveva intonaci che cadevano, è stata restaurata da loro in maniera da loro e dai loro partner, perché c'è il Museo di Valencia, sì. Ci sono una serie di collaborazioni, e questo secondo me è la finalità. Il problema è stato in passato che le università hanno usato Pompei come un campo di ricerca, benissimo, di formazione, ma senza preoccuparsi del dopo. Sì. Allora, senza fare qui accuse a nessuno, no. Ma ci sono il piano della messa in sicurezza, i primi mesi li abbiamo passati, e spesi soldi, a chiudere i buchi lasciati dalle università. Perché c'erano buchi e cumuli di terra, quindi ambienti pieni di terra, e questo non si può fare più. No. Colpa anche della sovrintendenza, che magari in quel caso non ha avuto la forza di controllare, di coordinare, però bisogna avere una consapevolezza di un dovere, di una tutela condivisa, che parte dalle istituzioni, ma deve essere fatto a livello delle comunità locali. Questo è importantissimo, cioè il coinvolgimento delle comunità locali è fondamentale. Noi con questo stiamo facendo, per esempio, sono molto contento che il MIUR, il Ministero dell'Università, ha scelto Pompei come un progetto pilota, è un progetto molto ben finanziato dal Ministero per le scuole superiori, che si chiama Alternanza Scuola-Lavoro, dove i ragazzi delle ultime classi vengono a lavorare in vari cantieri, fatto per le imprese, ma l'abbiamo fatto per Pompei, dove cerchiamo così non solo di far vedere la complessità, ma anche di sensibilizzare, no, ad un problema di che io chiamo tutela condivisa.
che diventa fondamentale. Ottimo, io sono assolutamente in accordo con questo sull'importanza di collaborazione. Allora vorrei sapere se sì, c'è uno, ma ci sono altre domande anche. Ottimo, grazie. Ma sei... Buonasera sottintendente, sono Maurizio Marianito. Io per caso ieri sera l'ho seguita in televisione e chiaramente era un altro taglio, però mi fa piacere che qualcuno, e lei ha collaborato, a portare all'attenzione del pubblico. Lei prima parlava del coinvolgimento delle comunità, mi sembra giusto, però a sto punto io credo che lei non si potrà dichiarare del tutto soddisfatto dei fondi che si è a sua disposizione. E aggiungo, la cosa strana è che mentre gli stranieri, i cittadini stranieri, privati, locali, fondazioni, università e grosse società finanziarie possono detrarre donazioni fatte alla cultura in Italia, non sto parlando dei paesi loro, mentre il cittadino italiano non lo può fare. Allora a questo punto io la pregherei, quando lei ha l'occasione di parlare con il suo ministro, e penso che lei dialogherà con lui stesso, di far presente al ministro delle Finanze, all'Agenzia delle Entrate, che questa è un'anomalia. Cioè non possiamo noi in questo paese contare sugli stranieri, ai quali io sono grato, perché io apprezzo quello che fa qui Christopher Smith e la British School in Rome, ma a questo punto io penso che c'è una vecchia espressione anglo-americana, però ci dobbiamo aiutare, we should pull ourselves up with our bootstraps, no? Aiutarci da soli, è una un po' cowboy espressione, però credo che venga l'idea. Sì. Questo io la ringrazio. Sì. C'è una buona notizia su questo fronte e forse le è sfuggita. Il ministro ha già ci ha scavalcato a sinistra, perché nell'art bonus, che era legato tra l'altro alla legge speciale per Pompei, c'è stato l'anno scorso questa legge speciale per Pompei, dove è stata inserita la segreteria tecnica a cui facevo riferimento, di 20 professionisti, ma anche c'era questo cosiddetto art bonus, che proprio va in quel senso, cioè nella defiscalizzazione delle erogazioni liberali, che vengono addirittura defiscalizzate per il 65%. In questo superiamo anche vari stati esteri. Cioè adesso è possibile, quindi accettiamo finanziamenti. Dall'anno scorso, dalla fine dell'anno scorso. Si chiama Art Bonus, troverà nel sito del Ministero Sì, dunque io avrei una domanda più di ordine, come dire, mediatico. Come lavorate, avendo sempre la stampa addosso, da un punto di vista scientifico, cioè si riesce a trovare un bilancio tra ricerca scientifica e la pressione dei giornali, dei giornalisti, delle televisioni, eccetera? Sì, all'inizio, quando sono arrivato, devo dire la verità, io venendo da una realtà un po' periferica, che la Basilicata, nonostante Matera, capitale della cultura, ha avuto un suo florwit nella stampa, devo dire non ero abituato a questa presenza mediatica, che mi ha un po' preoccupato all'inizio, devo dire, anche perché la prima dichiarazione che ho fatto, ho scatenato persino Bruxelles, il commissario Hamme che è intervenuto, perché io ho detto, è appena arrivato, difficilmente spendiamo questi soldi per il 2015, ero un po' sincero come sono di solito, no? Ma lì ho scatenato, quindi riunione al ministero, non bisogna dire la verità, ci starò attento, però fate scherzi, questi scherzi, però è chiaro che la pressione è tanta, ma allora noi come abbiamo reagito? Abbiamo reagito comunicando la ricerca, cioè addirittura adesso mi hanno detto a Pompei si fa troppa comunicazione, perché prima non si faceva niente, nel senso che allora, dato che c'era questa ossessione per i crolli, si staccava un pezzo di intonaco ed era il crollo della casa del centenario, no, allora proprio per portare l'attenzione anche in media sugli aspetti importanti, noi abbiamo iniziato a comunicare, cercare di comunicare la scienza, che va benissimo, nel senso, quando abbiamo fatto la conferenza stampa per la loro ricerca, ma sono venuti tutti i giornalisti e la televisione, il TG1 è venuta, ha fatto un bellissimo servizio sui loro scavi, e così abbiamo cominciato. Così ormai ogni settimana abbiamo un impasto, una notizia, abbiamo scavato con i tedeschi le terme repubblicane e lì di nuovo. E così tanto ormai che la giornalista del TG1 che viene ogni settimana con me dice, professor, questa volta non la riprendono, altrimenti mi dicono che ci siamo fidanzati. Cioè,
Poi la ringrazio sovrintendente per la magnifica esposizione. Volevo approfittare dell'occasione per fare un aggiornamento a proposito del Cosmos Skynet, perché questo magnifico strumento si tratta di quattro satelliti, non uno, che con rotta polare forniscono immagini su tutto il mondo, completamente un sistema, l'acronimo lo dice, è una costellazione di quattro satelliti di media piccola dimensione, in tempo reale e con una risoluzione submetrica. Questo non solo serve per tantissime altre cose, è un progetto congiunto finanziato dal Ministero della Difesa e dalla ricerca scientifica, ma in campo geologico può essere utilizzato magnificamente, perché non solo per la sorveglianza di tutta l'area, ma soprattutto fornisce dati molto precisi sul crescito della vegetazione, certo, sull'umidità dei terreni, sulle possibili frenamenti, è uno strumento molto, molto preciso e molto eclettico, che in caso di Pompei dovrebbe trovare una... Da noi è molto utile, però volevo, a questo punto come specialista, volevo dire una cosa. Il problema forse è la lentezza con cui registra i dati, perché vi faccio un esempio. L'ultimo crollo che c'è stato a Pompei, che non era un crollo, era uno smottamento di un giardino di Severus sulla rete di Ottava, veramente piogge di due giorni fittissime hanno fatto sì che è smottato, il giardino è sportato giù un pezzo di muro. Il satellite non aveva registrato niente, perché evidentemente è stato imbevuto il terreno, e poi all'improvviso c'è stato questo cedimento, no? Quindi proprio per questo va, credo, integrato con i sensori a terra, che forse hanno anche una possibilità di registrare in maniera ad horas, diciamo. Sì, è vero questo, però adesso sono quattro satelliti, è pienamente operativo da un paio d'anni, e comunque impiego un'ora e mezza a fare il giro della terra, diciamo così, da un'orbita polare. Perfetto, no, grazie. Grazie. Grazie, ci sono altre domande? Un'altra domanda? Allora, noi abbiamo tante cose di considerare, e una delle cose che viene nella mia mente è l'obbligo dalla nostra parte, quando parliamo da Pompei, di enfatizzare il successo di questo sito e il fatto che non solo adesso, ma anche durante gli anni precedenti, in cui ovviamente le sfide sono diverse e le tecnologie erano diverse, allora non è che Pompei è un sito che è stato rubato di una serie di persone cattive, è un sito molto molto difficile. Qui siamo a un momento dove possiamo avere, dopo un po' di tempo, un po' di ottimismo. Grazie al nostro sovrintendente, ma anche al gruppo che lavora lì, che è un gruppo grande e molto molto dedicato. È un obbligo per noi, secondo me, di sempre dare un negativo al negativismo della stampa. Quando loro vogliono parlare dei crolli, noi dobbiamo parlare del successo di questo sito, delle cose positive. E noi abbiamo tante cose che possiamo dare come esempi. Allora grazie sovrintendente, grazie al vostro gruppo, squadro, e grazie a voi per essere qui. Grazie Massimo.